Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. All'inizio del 2020 ho recensito il tablet Teclast P10 HD che ho ancora qui con me. Ogni tanto lo uso per guardare qualche video, film e cose del genere. Mi era piaciuto molto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti si poteva trovare spesso in offerta a 110-120 euro circa. Attenzione però perché da qualche tempo è uscito anche il Teclast P20 HD, che porta le specifiche tecniche ad un livello più alto, mantenendo sempre l'ottimo rapporto qualità-prezzo che ci offriva il suo predecessore. Anche in questo caso, infatti, con qualche offerta è possibile acquistarlo con 130-140 euro circa. Attualmente credo proprio che sia il tablet migliore in questa fascia di prezzo per quanto riguarda le specifiche tecniche e le prestazioni. Prima di iniziare vi ricordo che vi lascio il link all'offerta per questo fantastico tablet proprio qui sotto nella descrizione del video. Allora, prima di tutto posso dirvi che i materiali utilizzati, come anche nel suo predecessore, sono di qualità. Infatti la scocca è interamente realizzata in lega metallica, in questo caso con un colore alluminio satinato. Lo schermo è da 10,1 pollici IPS con risoluzione Full HD. Direi che i colori sono buoni, con un ottimo angolo di visione e anche il sistema audio integrato non è niente male. Infatti consiste in due altoparlanti posizionati qui in basso, in grado di produrre un suono stereofonico e anche abbastanza potente. Quindi può essere un ottimo tablet per guardare film, serie TV e video in generale. Ma grazie al suo hardware, le attività possibili con questo tablet certamente non si limitano a questo. Abbiamo un processore Unisoc con 8 core e frequenza 1,6 GHz, che abbinato alla RAM da 4 GB e la memoria interna da 64 GB, è in grado di fornire alte prestazioni e supportare attività di un certo peso, come applicazioni grafiche e giochi tridimensionali di ultima generazione. Quindi possiamo dire che è sì un tablet senza grandissime pretese, ma che può fare un po' di tutto e lo fa anche bene. Ho provato i soliti giochi abbastanza pesanti, nello specifico Call of Duty Mobile e Real Racing. Qualche applicazione grafica, l'ho messo un po' in difficoltà con il multitasking e si è comportato egregiamente. Ho notato anche che non scalda molto, dopo diversi minuti di gioco e utilizzo stressante non ho notato quasi per nulla il calore. Insomma, l'esperienza della Teclast nei prodotti di fascia economica ha dato vita ad un altro dispositivo con un alto rapporto qualità-prezzo. Penso che possiamo anche definirlo un best buy. E ora vediamo cosa offre ancora. Abbiamo detto che la memoria interna è da 64 GB, già buona per un tablet. Ma volendo possiamo anche espanderla inserendo una scheda di memoria nell'apposito slot che si estrae tramite il solito arnese fornito in confezione. Sempre in questo slot trova spazio anche una scheda SIM per navigazione e telefono. Il P20 HD supporta la rete 4G praticamente in tutto il mondo e comprende anche la banda 20, molto utilizzata in Italia. Il sistema operativo è Android 10. Troviamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, GPS e Beidou per quanto riguarda la geolocalizzazione. Ci sono anche due videocamere, una frontale da 2 megapixel, comoda per le videochiamate anche se a bassa risoluzione, e un'altra posteriore da 5 megapixel per scattare qualche foto al volo quando serve. Lungo i bordi, oltre agli altoparlanti e lo slot per le schede di cui abbiamo già parlato, troviamo la presa USB-C per ricarica e dati, il forellino per il reset, i pulsanti per il volume e quello di accensione. Qui sopra invece c'è il jack per le cuffie. Ho poco altro da dire, se non che in definitiva questo P20 HD è un tablet con buone prestazioni e un'ottima versatilità, che lo rende utilizzabile per svariate attività connesse al lavoro, allo studio e allo svago. Probabilmente tra i migliori, se non proprio addirittura il migliore, nella sua fascia di prezzo, dai 120 ai 140 euro. Mi raccomando, vi ricordo che vi lascio il link all'offerta proprio qui sotto nella descrizione del video. E se ti piacciono video come questo e vuoi sostenere il canale, è molto semplice. Lascia il tuo like, condividi e iscriviti se non lo hai ancora fatto. Mi raccomando però ricordati di attivare la campanella, altrimenti non ricevi le novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao!